secondo punto non è stato dato, il terzo punto è stato dato, il quarto non è stato dato, il quinto invece di Leo della professore Mocchi è in corso, mi pare, sui bagni e cose di questo genere sempre in corso. L'evacuazione fumi del terrore comunque sempre stata data, è in corso, sì, in corso. Allora vai, segui, infatti. No, professore, è un esempio. Tutte le 20 euro che sono di 10.
Tanto vediamo che gestione, qual è la strutturazione di la remota, di qualificazione impianto, manutenzione straordinaria del cimitero, questo insomma, per comprare carrette, feste popolari, installazione, locazione di fumi e teatro. Poi c'è, e qui lo chiedo a voi, progetti e studi di fattibilità di 20.000 euro. Quali sono? Perché noi siamo andati a vedere anche sul sito gli incarichi del 2009, 2010, 2011. Nel 2009 l'incarico più importante è stato dato a Stella, 11.000 euro per la progettazione della Valle del Parco. Nel 2010 viene un titolo che praticamente è stato dato a un ingegnere per il discorso della sicurezza dei parchi. Nel 2011 non viene niente neanche di Stella. Noi siamo andati a vedere, riporto la domanda dei 20.000 euro, sul sito non c'è la pubblicazione. Te la ripeto ancora, non sono incarichi dati, sono incarichi che si possono dare. Nel momento in cui viene dato l'incarico, viene pubblicato. Tutti questi incarichi qua che io ho previsto l'altro. Sì. Ecco, adesso allora, si può rispondere o la rappresenta? No, non ho capito, se vuoi rispondere adesso, però la cioè, se si viene 12. Allo stato attuale avete già dato i carichi, mi sembra. L'avete tutti prima solo qualche punto. Sì, però non è stato pubblicato nulla. Sì, è per questo che però non si può vedere pubblicato. Non è che va a tanti cose. Ma adesso rispondeva, però non avete capito la domanda. La progettazione studi di fattibilità 20.000 euro per capire dove vengono spesi, perché sugli altri. Gli altri dati per un male si capisce qualcosa su questo dato qua un po' generico. Mi spiace che ci siano altri 25.000 euro qua ne qua. Purtroppo, cioè vanno. Adesso non lo prende di piacere. Mi dispiace perché quando ci saremo anche con una piccola somma sembrava quasi al solito tutto quanto, qua si va a mettere gli altri 25.000 euro. Per cui a me. Piazza qua, perché è un carico di consulenza che deve essere fatto ma non posso dire sono tutti i soldi che vengono spesi ma i soldi sono già stati spesi per la parità no, non sono qua 50.000 subito con tutta niente quindi è arrivato l'altra capire fa niente dopo mi ancora, che prendi 50.000 euro quello per la consulenza sì, quindi, voi spendete, quindi voi spendete la metà dei 50.000 euro vendiamo 75.000 euro. Ma spero che ci fanno altri con gli uccelli, questo te lo faccio a termine, perché 5.000 euro non ti posso fare. Come fa a chi davi l'incarico? Ti spendeva le schede, ti faceva le cose, ma risposta. Che domande proprio non sei. Un conto mirato, molto mirato. Un conto mirato, qualche idea, vorrei sapere la sua. Beh, la mia, penso che le mie oppure la scelta poteva essere anche di darlo a Granati in studio, ma visto tutto il lavoro che è stato fatto in precedenza, è improbabile che... Come avrebbe risolto tutto? Cercava di contare un po' di più. No, perché ci avete dato degli incarichi? Dato incarichi? Perché non si interessava. Ho dato degli incarichi? Sì, poi nel 2010. È stato avvocato perché abbiamo... Poi come avete detto nel 2010 che lui Yeah, well.
5.000 euro per il parco, ti aggiunge 50.000 euro. Le avevi spese. Ecco, ti sto dicendo questo, adesso devo fare, devo fare un discorso per il geologo, devo parlare per il geometra. Noi avevamo un assessore che si sta che, penso anche in competenza, che si occupava di questo, ti ho fatto una domanda perché in sede di contrattazione ti porto magari se basso di 25.000 euro, capito? Poi se tu vieni a chiedere, a chiedermi 100 cose del 2010 che travagli con l'assessore di competenza, io Flavio. Cioè, mi sono chiesto di dare competenza. No, come domande, se vende 5.000 euro per te sono tantissimi. Ti sto dicendo. Per finire mi domando, io ero più 50.000 che ti ho speso qui, ma non fa niente. Ma lei sta fatto, questo è il concetto. E sta fatto da zero. No, 50.000 l'ha speso Paolo Boeoli e ti era giunta da allora a buttare il facone nel bidone. E più 50.000 tu o i 25.000 dite io che con 25 lo portiamo a perdere, invece quando ho speso da Paolo, bisogna vedere se riesci a portare a perdere, bisogna vedere, sto dicendo, è un incarico che hai dato spesso. Ti sto dicendo che ci sono altri 25.000 euro che si vanno a aggiungere, a sommare, a tutte le altre sogni e in tante. Va bene. Va bene. Ma tu sei che hai speso tutte via o hai scritto a finire il patto? Questa è la mia domanda. E l'incarico che hai dato spesso. Ma non fare la modalità da quando tu inizi a fare il patto. Spiegami, come fare il patto. Siamo a 75.000 euro. Ma scusa, quant'è lo giusto? Quant'è il giusto? Allora, 25 euro, d'accordo, il giusto quant'è? Posso parlare? Sì. Ti sto dicendo, il dato di fatto è che sono 75.000 euro, fare parte. Sì, perché probabilmente mi state correndo se riesce a finire. Sì, adesso mi sarà chiamato l'intervento e tutto il resto. Sì, l'intervento è dopo. Posso il posto? No. Le rispondere io, che sono in maggioranza. Perché non c'entra maggioranza e minoranza? Chi che si sta due volte in maggioranza e hai speso per due volte sul patto? Una è 50.000 euro. 25.000 euro, quella tale 50.000 dell'inizio del patto. E allora posso vedere tanti. Ascolta qua, ma i 50.000 che hai speso te, a cosa erano riferiti? Caso comunque
Allora, visto che è stato convocato alle 3:30, che non ha la possibilità di avere anche gli interlocutori e degli addetti agli uffici, cosa che mi sembra molto conosciuta delle minoranze quando si parla di bilancio di quant'altro. Noi all'opposizione abbiamo fatto più di dimostranza quando era il Consiglio Comunale che oltre ad essere orari fare non era neanche la presenza del personale che ci potesse rispondere tecnicamente. Oggi abbiamo questa fortuna, che come qua, oltre agli altri, possiamo sempre chiamare gli uffici perché orari è di apertura del comune pubblico, ma qua tanto è lo che risponderà alle tue domande tecniche e anche il sintomo che sostituisce in questo caso il dottor Corrado Pentaglia. Okay? Quindi da questo punto di vista mi sembra una cosa da sfruttare, visto che le domande su bilancio possono essere anche tecniche, quindi prego Antonello di intervenire con una spiegazione veloce per quanto riguarda gli incarichi affidati, okay? E anche la domanda di 20.000 euro, giusto? Corretto. E dopo sul discorso di come sta procedendo il PAT e quali sono le strade, cioè la fine del PAT, cioè parliamo del totale fine PAT, noi abbiamo gli interventi che viene fatto, no? Prego. Se posso replicare, no, io vorrei che questo tipo di risposta da parte degli assessori, perché tu mi stai dicendo ci sono i tecnici, sì, a parte i tecnici possono esserci anche in orari completamente diversi da questo. Okay. I tecnici, i miei pagamenti, li penso anche. Per lavorare all'interno degli uffici industriali. Quindi devi dire che senza me come sera i tecnici che adesso pagato un sacco. Ma chi permesso? No, però mille risposte, cioè, non solamente da parte dei tecnici che giustamente fanno il suo lavoro, di un'unica un po' più precisa da parte degli assessori. Ma se vuole fare le domande, da parte di mia, adesso. Le mie domande non sono. Ma se mi capisci solo che te sei puntuglioso, dovete dottirmi, e su altre cose che senti, vedremo anche dopo, si sa già comunque quale zone
andare, su quali zone andare in carabiniere con maggior puntualità, oppure è un discorso che è ancora in una fase embrionale, e soprattutto, e dopo lo girerò fuori anche nel punto 3, sia per quanto riguarda la manutenzione straordinaria del cimitero, sia l'illuminazione pubblica, sia le strade comunali, ho visto che quasi tutti e tre gli importi sono coperti come propria copertura finanziaria da una riorganizzazione, perché l'illuminazione pubblica per quanto riguarda appunto il 2012 ha 100.000 euro previsti e 100.000 euro delle grandi donne di urbanizzazione. La ripetitura delle strade comunali sono 100.000 euro e 100.000 euro di alienazione terreni, dopo vedremo anche quali saranno, e dopo la manutenzione straordinaria del cimitero, dove ce n'è effettivamente molto bisogno, su 130.000, 55.000 comunque riguardano sempre le donne di urbanizzazione. Riteniamo effettivamente che sia difficile portare a casa tutto questo, capisco che, come diceva il sindaco prima, se si riuscisse a mettere in piedi tutto quello che c'è in questo programma, probabilmente potrebbe fare al 100% dei consensi, perché effettivamente mancherebbe poco per ottenere la risoluzione di tutti i problemi di Nogara. Quello che mi sento di dire, lo dirò anche dopo, su questi punti, su questi tre che ho fatto fino adesso, è chiaro che tutto è prioritario, è chiaro che ci sono tante cose sulle quali intervenire, però ritengo allo stesso tempo che vincolare proprio gli oneri di urbanizzazione delle cose che sono nelle vie dell'emergenza di Nogara forse servirebbero delle fonti di finanziamento un attimo più tranquille per riuscire soprattutto per il cimitero, ancora prima forse del quanto riguarda l'illuminazione e anche della ripetitura delle strade, però sul cimitero soprattutto mi sarebbe piaciuto non vedere gli oneri di urbanizzazione ma vedere qualcosa di effettivamente ottenibile, non dico quel 100% della sicurezza, però quasi. Sono effettivamente tante opere, gli interventi sono tanti, gli importi sono effettivamente alti, per capire un attimo quello da 20.000 euro, parlo del terzo ultimo, dove c'è scritto progettazione e studi di fattibilità, siccome è abbastanza generico, qua c'è già qualcosa a numero specifico, non è vincolato, ancora vincolato, e gli ultimi 3.000 euro immagino anche questi che siano paghi, che magari hanno ancora qualcosa di concreto. Ecco, noi abbiamo queste grosse perplessità, infatti il voto negativo anche in merito di soldi. Ecco, quello che mi sento di dire, non voglio fare critiche con Flavio, ne abbiamo fatto 5 anni, oltre sui 50.000 euro comunque ne abbiamo parlato, avevamo dimenticato anche di terminare scelte, comunque il lavoro che era stato fatto precedentemente, non dico che fosse meritevole, non deve essere portato avanti, sicuramente era stato fatto, questo non si può dire di no, e perciò la spesa sono stata una cosa. Speriamo effettivamente che questi 25.000 euro possano arrivare a completamento. Adesso abbiamo sentito oggi che questo bilancio, proprio facendo qualcosa in itinere, vedrà le successive tappe da qua a fine anno. Speriamo che ci sia un monitoraggio dal Consiglio Comunale di quella che è la situazione per capire se effettivamente questi 25.000 euro avranno portato a quello che ci aspettiamo, oppure serviranno ulteriori soldi, oppure non bisognerà ancora intervenire per gli anni successivi. Mi fermo qua perché tutte le altre considerazioni che riguardano comunque i casi di ballo saranno nel punto successivo sulla operazione. Sì, è allora, anch'io sono un po' perplesso sulla cifra, che è molto elevata, comunque do il beneficio del dubbio. L'unica cosa che non ho ancora capito dalla domanda che comunque era già stata formulata prima, me la devo anche un po' annotata anch'io, le progettazioni di studi di fattibilità, più precisi, avete un'idea su quali possono essere questi studi di fattibilità di progettazioni che vengono fatte, oppure avete messo lì come varie ed eventuali questa cifra qua? 20.000 euro, perché è una cifra abbastanza rilevante, quindi o ci sono delle idee su cosa si può fare, oppure poi un'altra considerazione che volevo fare, così poi termino il discorso e dopo eventualmente dirò la mia dichiarazione di voto, era su un'altra cosa, guardavo su tutta la lista degli incarichi di collaborazione e non trovo questi recenti fatti che abbiamo visto che sono stati coinvolti dei paesi non da lontano da qua, quelli del terremoto, non ho visto nessun tipo di incarico sulle verifiche
riesumando gli edifici pubblici, è sufficiente quello che fanno gli edifici oppure, domando, quando beh, sono... Che serve che è possibile che qui non c'è anche tutte le scuole? Ma è come se secondo me per paranoia si fa che caso no, ecco, per concludere e altro mi sono posto questo problema, visto che comunque c'è stato questo terremoto e non siamo esenti eventualmente da una possibile anche prossima. Allora, a fronte di questo, abbiamo la possibilità di fare tramite i nostri uffici oppure dovrebbe essere inserito tra gli studi di fattibilità o tra qualche altro tipo di incarico da prendere? Parliamo solo di studi di fattibilità, poi di studi di guardato anch'io, sì, le cifre sono importanti. Non posso dire che sono tanti o pochi, cioè non è un elemento per dire se sono tanti o pochi. Detto questo, insomma, speriamo che un lavoro prima di tutto abbia proprio lodato prima di tutto quello che devo. Speriamo che questo qua sia stato fatto con criterio e speriamo adesso. Mantenere le spese, insomma, visto che insomma i soldi sono sempre pochi, quindi anche qua. Prego, sindaco, dice. Allora, posso intervenire. Cerco di andare un po' in ordine, anche se come non ho sbagliato, verrà convinto e comunque sia degli incarichi che per quanto riguarda i lavori pubblici e tutto il resto. Mi racconto appunto a quella che può essere una programmazione urbanistica e una programmazione, diciamo, per dire, locale, 2012. Il problema, come sapete, il patto di stabilità è vero che ne siamo diventati l'anno scorso, però è anche vero che non siamo diventati a New York per la bassa, okay? Cioè bisogna stare piedi per terra perché i soldi ce ne sono comunque pochi. Imprese che costruiscono ce ne sono comunque poche. Quello che può essere una previsione del piano di ricostruzione, spero che vengano rispettati, ma come voi sapete, perché qui c'è anche gente che ha fatto dei lunghi anni di ricostruzione, come sapete, le previsioni sono una cosa, quello che poi si riesce effettivamente a passare a fine anno può essere anche un attimino diverso. Anche se anni fa, non dico che erano anni di parte grassa, comunque in ogni caso questo comune aveva una produzione anche più di migliaia o milioni di euro. Adesso facciamo molto più fatica, basta guardare i gruppi che ci sono in giro per locale, tenendosi conto con la fotografia di quello che è questo specifico settore. È chiaro anche che se non entra qualcosa dagli oneri di documentazione bisogna comunque cercare di andare a spendere da altre parti e non è sempre semplice neanche questo. Allora, perché questa premessa? Perché volevo dirvi che questi lavori e i conseguenti incarichi che sono stati dati non sono stati fatti a caso. Allora, partiamo dalla fine, che è quello per esempio del cimitero. Il cimitero è un elemento, diciamo, storico locale, come sapete, anche una bella struttura, diciamo così, dal lato urbanistico, ma a livello di manutenzione costa moltissimo al comune. Costa molto di più se la manutenzione è ordinaria, vale a dire che io a casa metto a posto tutti gli anni, dando il colore, mettendo a posto il tetto, mettendo a posto le varie cose, sono lavori ordinari che faccio tutti gli anni, costa ancora di più se vi dico che da più di 20 anni o addirittura i miei edifici del cimitero quando sono stati costruiti non sono mai stati. Questo lo sapete bene perché voi avete fatto interrogazioni al riguardo e anni fa si diceva vabbè, ok la battaglia politica e tutto il resto per arrivare a vincere le elezioni, ma poi mettiamo almeno qualcosina ogni anno per la manutenzione ordinaria per non trovarsi magari da qui a qualche anno